La crisi russo-ucraina come quella dei missili a Cuba 60 anni fa, lo dice il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov all'indomani dell'attacco a 4 navi russe nella baia di Sebastopoli. Mosca reagisce bloccando l'accordo sul grano. L'Unione Europea, la Russia torni sui suoi passi. Strage a Mogadiscio, almeno 100 morti in 2 attentati con autobombe nel centro della capitale somala, oltre 300 i feriti. Le autorità accusano dell'attacco gli estremisti islamici di Al-Shabaab. Dio converte i cuori dei violenti. La vicinanza di Papa Francesco alle vittime dell'attentato di Mogadiscio all'Angelus Bergoglio ricorda anche la tragica calca di Seul con centinaia di morti e feriti tra la folla riunita per la festa di Halloween. L'invito poi a non dimenticare di pregare per la martoriata Ucraina e per la pace. I primi interventi attesi dal nuovo governo su giustizia e Covid. Si va verso lo stop all'obbligo vaccinale per i medici e conseguente reintegro di quelli Novax. Meloni annuncia anche provvedimenti contro il caro bollette. Un italiano su 2 dedica più tempo a se stesso. La pandemia ha fatto scoprire il bisogno di staccare da tutto e da tutti. Più del 50% della popolazione dichiara di prendersi maggiore cura di sé rispetto a 3 anni fa. Una buona domenica dal TG2000, ben ritrovati. Dedichiamo l'apertura del nostro giornale al conflitto russo-ucraino. Da Mosca il ministro degli esteri Lavrov ha paragonato la situazione attuale a quella di 60 anni fa, all'epoca della crisi dei missili a Cuba. Ci racconta tutto Marco Burini. Una pigra domenica d'autunno, partita tra 2 squadre di ragazzi, le voci dal campo, le case sullo sfondo, si intravede un campanile. Sembra di stare a casa nostra, un paese qualsiasi, ma appena l'inquadratura s'allarga, ecco lo scheletro di un palazzo e poi altri edifici sfregiati, sventrati, devastati dagli incendi, tracce di morte ovunque, gli avvisi delle persone scomparse. Perché questa è Mariupol, la città ucraina che più di ogni altra ha pagato il conto di questa guerra maledetta. Adesso è sotto il controllo dei separatisti filorussi. Anche qui è andato in scena il referendum farsa dell'annessione alla Russia, i cui capi si ostinano nello scontro armato e minacciano lo scontro finale. Noi siamo pronti a negoziare con Ucraina, ma la situazione è simile alla crisi dei missili di Cuba. Americani ed europei giocano in maniera irresponsabile sulle armi nucleari, dice il ministro degli esteri Lavrov. Il Cremlino è preoccupato perché la Polonia vuole le bombe atomiche americane di ultima generazione. Preoccupato poco o nulla, invece, se mezzo mondo resta senza pane. Decine di navi ucraine cariche di grano sono bloccate nel Bosforo perché la Russia ha sospeso l'accordo di fine luglio dopo l'attacco con droni alla flotta del Mar Nero. È uno scandalo, usano il cibo come arma, accusa Biden. Così è difficile che il capo della Casa Bianca e il padrone del Cremlino possano sentirsi o vedersi, magari al G20 di Bali a metà novembre. Per ora sono, siamo, tutti in trincea, prigionieri di un incubo che ci ricaccia indietro, nel Novecento di piombo e sangue. Sono almeno 153 le persone morte nella calca di ieri sera a Seul in Corea del Sud, dove una grande folla si era riunita per festeggiare Halloween. 80 i feriti, alcuni in gravi condizioni, ci riferisce Clara Iatosti. There's so many people. What are you gonna do with 10 people? Nathan ieri sera era lì dove tutto è accaduto, un vicolo di Seul, la prima festa pubblica dopo la pandemia. Racconta piangendo che c'era così tanta gente giovane, che lui cercava di tornare indietro e di dire a tutti di non andare da quella parte perché nella calca le persone stavano morendo, perché sapeva già quanto fosse brutto, ma non gli credevano, i soccorsi non arrivavano. Come il giovane australiano Nathan, sotto shock, quanti si sono riversati negli ospedali della capitale coreana per cercare notizie dei propri cari, forse feriti, forse morti, in quella che ormai viene definita la strage di Halloween. Tra i 100.000 giovani, ieri sera nel quartiere della Movida di Itaewon, si sarebbe sparsa la notizia della presenza di un personaggio famoso in un bar vicino. Le persone sono cadute come un domino l'una sull'altra, ha raccontato un sopravvissuto. Almeno 153 le vittime, 20 anni la media della loro età, 82 i ricoverati, 355 le segnalazioni di persone scomparse. Le foto diffuse dai circuiti internazionali mostrano l'inferno in terra, centinaia di persone distese in strada con i soccorritori che tentano massaggi cardiaci e cercano di liberare le persone intrappolate sotto le altre, mentre la polizia tiene indietro la folla. Ma anche molti corpi coperti, quelli dei morti.
I leader di tutto il mondo hanno voluto esprimere vicinanza ai familiari delle vittime. Il presidente Yoon Suk Yeol ha proclamato il lutto nazionale fino al 5 novembre. Ora in Somalia più di 100 persone sono state uccise in un doppio attentato nel centro della capitale Mogadiscio. Per le autorità i responsabili dell'attacco appartengono al gruppo islamista di Al-Shabaab. Sentiamo Paolo Fucili. Macerie, polvere e sangue. La scena della strage di ieri a Mogadiscio, capitale della Somalia, si presenta così fra gli echi di sirene delle ambulanze. Erano le 2 del pomeriggio quando è esplosa una prima autobomba a pochi passi dal Ministero dell'Istruzione e dal K5, incrocio così indicato sulla mappa della città su cui affacciano vari negozi e bancarelle. Quando i soccorritori si sono precipitati sul posto, un'altra autobomba ha fatto strage anche di loro. Il luogo è lo stesso dell'attentato di ottobre 2017 che uccise oltre 500 persone. Questa volta il bilancio si aggira attorno al centinaio di vittime, fra cui molte mamme coi bambini, ma visto che dei 300 feriti tanti sono gravi, la conta dei morti non è ancora finita, avverte in TV il presidente Hassan Sheikh. Sheikh Mohammed. Ero nel mio negozio, racconta un negoziante da un letto d'ospedale. Ho sentito un boato e subito il negozio è crollato. Mentre cercavo di uscire, vedevo cadaveri e gente che urlava. La violenza scuote di nuovo questo fragile paese africano. Il presidente Mohammed accusa gli jihadisti di Al-Shabaab, affiliati ad Al-Qaeda, che non sono soliti comunque rivendicare i loro attacchi terroristici. Erano stati cacciati da Mogadiscio 11 anni fa, ma ancora controllano vaste aree del paese. Vi abbiamo riferito di queste stragi in 2 differenti aree geografiche. Ebbene, entrambe sono state ricordate all'Angelus dal Papa, che è tornato a pregare anche per l'Ucraina. Ecco le parole del Pontefice, ascoltiamo. Cari fratelli e sorelle, mentre celebriamo la vittoria di Cristo sul male e sulla morte, preghiamo per le vittime dell'attentato terroristico che a Mogadiscio ha ucciso più di 100 persone, tra cui molti bambini. Dio converta il cuore dei violenti. E preghiamo il Signore risorto anche per quanti, soprattutto giovani, sono morti questa notte a Seul per le tragiche conseguenze di un'improvvisa calca della folla. Non dimentichiamo, per favore, nella nostra preghiera e nel nostro dolore del cuore, la martoriata Ucraina. Preghiamo per la pace. Non ci stacchiamo di farlo. Ed è di oltre 60 morti il bilancio provvisorio del crollo di un ponte sospeso sul fiume Machu in India. Al momento del cedimento sull'infrastruttura erano presenti oltre 400 persone. Le immagini trasmesse dalle TV locali, vedete, mostrano persone aggrappate ai cavi del ponte crollato mentre i soccorritori tentano di trarle in salvo. Cambiamo pagina. Con gli Stati Uniti c'è un'alleanza incrollabile, una partnership strategica, una vera e profonda amicizia. L'ha detto Giorgia Meloni in un videomessaggio. Domani Consiglio dei Ministri dedicato alla manovra economica. Ci dice tutto Fabio Bolzetta. Gli italiani che hanno attraversato l'Atlantico negli ultimi 2 secoli hanno fortemente contribuito allo sviluppo, prosperità e forza degli Stati Uniti, costruendo un ponte tra l'America e l'Italia con valori comuni, libertà, uguaglianza e democrazia e un'alleanza incrollabile e profonda amicizia. Lo ha dichiarato in un videomessaggio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'anniversario della National Italian American Foundation, la realtà con sede a Washington, punto di riferimento per circa 20 milioni di statunitensi con origini italiane. Ma la partita per il governo si gioca in casa, anzitutto con la nomina dei viceministri e sottosegretari che andranno a completare l'esecutivo, convocato per domani alle ore 13 Consiglio dei Ministri. Il governo lavora sulla manovra economica che, stando alle anticipazioni, per 3/4 sarà destinata al pacchetto di aiuti per famiglie e imprese sul caro energia. Un tema su cui è tornata anche oggi con un post sui social Giorgia Meloni. I costi delle bollette sono diventati insostenibili, la nostra priorità è mettere un argine al
caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. I sindacati chiedono di essere convocati dal governo, ma potrebbe essere sulla giustizia il primo decreto legge del nuovo esecutivo, un provvedimento urgente che porterebbe a una stretta dei benefici penitenziari con il divieto di concessione per chi non collabora con la giustizia e prevedendo poi la proroga dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, mantenendo in vigore il cosiddetto ergastolo ostativo. Critiche oggi sull'intervista alla stampa del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile. Dipende, non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi, ha dichiarato, perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia, ma qualcosa di completamente diverso, appannaggio di una certa sinistra. Il titolo del giornale, ha poi dichiarato, è fuorviante. Torniamo all'estero. In Brasile 156 milioni di elettori sono chiamati ad esprimersi oggi nel ballottaggio per le presidenziali tra il leader di sinistra Lula da Silva e l'attuale presidente di destra Jair Bolsonaro. Si tratta di una delle votazioni più complesse mai avvenute nel paese sudamericano, che appare spaccato. In vantaggio nell'ultimo sondaggio Lula è in corsa per il suo terzo mandato con il 52%, mentre Bolsonaro arriva al 48%. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della polizia di adottare ogni iniziativa per interrompere il rave party organizzato a Modena in un capannone con circa 3.500 partecipanti. Gli ultimi aggiornamenti da Letizia Davoli. Del ministro Piantedosi è arrivato questa mattina. L'area va sgomberata e il rave party va interrotto. Destinatari il prefetto e le forze dell'ordine di Modena, che si sono subito dirette nell'area dove da sabato sera si stavano radunando migliaia di giovani. Un capannone in disuso vicino all'autostrada, identificato dagli organizzatori del rave come il luogo perfetto per il rave party di Halloween chiamato Witch Tech. Tre giorni di musica, ballo e sballo, un rave party non ha regole, unico limite la resistenza fisica. I partecipanti, chiamati a raccolta tramite tamtam tappeto sui social, vengono da tutta Europa e stamattina erano già almeno 3.000, controllati a vista dalle forze dell'ordine. Sì, la notte del 31 poi facciamo tutta la nottata e la mattinata ci staccherà. Sì, la mattinata. Quindi il primo mattino. Sì. Una cosa normalissima. Non sono neanche una persona fatta cosa, io mangio il mio panino, mi sono portato da casa. Finché non lo rimettono in utilizzo, questo capannone rimarrà inutilizzato. Noi cosa facciamo? Centriamoci, montiamo due casse, le colleghiamo all'elettricità e poi ce ne andiamo quando è finita la festa, ma molto tranquillamente. Ognuno a casa sua e io devo farmi 7 ore poi per tornare, quindi. Il dialogo con gli organizzatori prosegue da stamattina, ma al momento il rave va avanti così come gli arrivi, che bloccano il traffico in tutta l'area. In passato i rave hanno causato diversi problemi di ordine pubblico e legalità nelle aree coinvolte. L'iniziativa di oggi del ministro dell'Interno va nella direzione di un divieto per il futuro di nuovi rave. Domani al Consiglio dei Ministri Piantedosi presenterà una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere. La cripta ricostruita della Basilica di San Benedetto a Norcia ha accolto questa mattina la preghiera nel sesto anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Il vescovo, Monsignor Renato Boccardo, ha presieduto la cerimonia. Vediamo. E il gesto, il momento di questa mattina è particolarmente simbolico. Vuol dire entrare dentro a un edificio che è stato ricostruito, è stato voluto in tutta la sua bellezza originaria. È un simbolo certamente, questo non vuol dire che tutto riparte come vorremmo, però sono dei simboli, dei gesti che danno speranza. Il numero dei progetti presentati si aggira intorno alla metà degli edifici danneggiati. Più di 10.000 cantieri autorizzati negli ultimi 2 anni, insomma c'è soddisfazione per questo lavoro, ma nel contempo c'è preoccupazione perché questo lavoro va completato. Ci sono molti luoghi distrutti, totalmente distrutti, che non ancora riescono a prendere l'abbrivio, a partire. Ed è il lavoro dei prossimi mesi che va continuato con molta decisione. Mi hanno sempre insegnato che per costruire un edificio solido bisogna partire dalle fondamenta. E le fondamenta dell'Europa stanno qui. E stanno qui non soltanto per ciò che San Benedetto ha significato per l'Europa, non a caso
né il patrono, ma perché ha una, il lavoro che lui ha svolto ha una singolare analogia col lavoro che è in corso dal momento del terremoto. Parliamo di Covid. All'esame del Consiglio dei Ministri di domani ci sarà l'anticipo al 1° novembre della scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria. E a 6 mesi dalla sospensione dello stato di emergenza, il neo ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato la trasformazione del bollettino Covid da giornaliero a settimanale e il reintegro, prima del 31 dicembre, del personale medico Novax sospeso per inadempienza dell'obbligo vaccinale. Rimaniamo in tema e con il direttore dell'unità di malattie infettive del Policlinico Gemelli, Roberto Cauda, facciamo il punto su come si sta evolvendo l'epidemia e sull'impatto delle nuove varianti come quella denominata Cerberus. Sentiamo. Si sta spegnendo quell'aumento di contagi che ha caratterizzato le ultime settimane e che è stata la coda dell'ondata estiva da Omicron 5. Questo aumento, che non ha significativamente impattato su ospedali e terapie intensive, è stato la conseguenza della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Nei giorni scorsi sia EMA che il Centro di Controllo delle Malattie Europeo hanno indicato la possibilità che si possa verificare negli ultimi mesi di quest'anno e nei primi mesi del prossimo anno un aumento di contagi dovuto a una nuova variante che deriva da Omicron 5 e che è nota come BQ1 o Cerberus. Questa variante si caratterizza per una elevata trasmissibilità, una capacità di evadere il sistema immunitario, ma non sembra dare una forma più grave di malattia. Per questo motivo è importante mettere in sicurezza le persone fragili per età e per patologie sottostanti con il vaccino bivalente, che è in grado di contrastare efficacemente anche questa nuova variante. Lo avrete notato, temperature estive, spiagge affollate in questo ponte di Ognissanti e ancora l'effetto dell'anticiclone africano che invia aria particolarmente calda su tutta l'Italia, clima praticamente identico da sud a nord. Tintarella fuori stagione per quella che è stata definita la prima novembrata della storia. Oltre 10 milioni di persone in movimento, vacanzieri italiani e stranieri, ma anche proprietari di seconde case desiderosi di sfruttare quest'ulteriore spazio. Sprazzo autunnale di bel tempo. E più del 50% degli italiani si prende maggior cura di sé rispetto al periodo pre-Covid. La ricerca di uno spazio di benessere personale va dalla dieta al relax, dalla vita all'aria aperta, al tempo dedicato agli amici, alle attività culturali e a coltivare le proprie passioni. Sentite un po' cosa ci dice in proposito Luciano Piscaglia. Un italiano su due dedica più tempo a se stesso. Se prima della pandemia era una tendenza emergente, ora più del 50% degli italiani dichiara di prendersi più cura di sé rispetto a 3 anni fa. Prendersi cura di se stessi è una cosa che forma parte della propria personalità e quindi non c'entra niente prima o dopo la pandemia. Io penso di sì, sinceramente sì. Mi sono riscritta in palestra, anche il fatto di poter uscire, tornare dalla parrucchiera, all'estetista. Ma cosa vuol dire prendersi cura di sé? Dalla dieta al relax, dalla vita all'aria aperta al tempo trascorso con gli amici, ognuno ha la sua ricetta. Sicuramente avere uno stile di vita giusto, quindi dall'alimentazione a fare attività fisica e fare anche qualche massaggio, perché no. Prendermi un momento come quello di adesso, per esempio, di stacco dal lavoro, e per leggere, per chiacchierare con l'amica, per telefonare alla mamma. Rilassarsi e non pensare a troppe cose che magari possono aumentare il stress. Stare con la famiglia, per esempio, riguarda uscire con gli amici, riguarda prendersi del tempo per anche crescere. A uscire, a teatro, gli amici, questo è prendersi cura di se stessi. Coltivare le proprie passioni è fondamentale. Ma c'è anche chi, e sono 4 italiani su 10, non è ancora riuscito a prendersi cura di sé.
come vorrebbe. Ancora non mi sono fatta una vacanza vera, vera, fatta bene, proprio in cui non penso a nient'altro e penso solo a riposare. In occasione dei 350 anni dalla nascita, le spoglie di Santa Lucia Filippini, custodite a Montefiascone, sono tornate nella sua città natale, Tarquinia. L'urna è rimasta nel Duomo da giovedì fino a oggi pomeriggio. Questa mattina la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Gianrico Ruzza. Santa Lucia Filippini, vissuta tra 600 e 700, fondò la Congregazione delle Maestre Pie e numerose scuole per bambini poveri che si diffusero in tutta Italia e anche all'estero. Le avventure del commissario Mascherpa, l'inconfondibile poliziotto di Diamante, sono ancora una volta di scena a Lucca Comics and Games, in programma fino al 1° novembre. La fortunata graphic novel è curata ed edita da Polizia Moderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato. Gli introiti dei libri sono devoluti in beneficenza. Questa era la nostra ultima notizia per l'edizione delle 18.30 del TG. Prossimo appuntamento alle 20.30. Grazie per la vostra attenzione. Ora però non perdetevi il meteo e poi la rubrica culturale, il tornasole. Vi auguro un buon proseguimento di serata. A più tardi.